Galliera Romano, Adriana ed Igor, genitori e fratello di Dario, condannati. Federico Scotta, padre di Elisa e Nick, condannato. Giuliano Morselli e sua moglie Monica Roda, padre e madre di Cristina, condannati. Santo Giacco, padre di Margherita, assolto. Lorena e Delfino Covezzi, genitori di Veronica, Pietro, Federico ed Aurora, assolti dopo 16 anni. Don Giorgio Govoni, assolto dopo la morte. Questi sono solo alcuni degli oltre 20 imputati che hanno preso parte al processo pedofili della Bassa Modenese. Per ovvi motivi non possiamo raccontarvi la vicenda processuale di ognuno di loro, ci vorrebbero ore, anche perché ci sono stati ben 5 filoni processuali, ognuno con i suoi gradi di giudizio, e quindi rischieremo di perderci. Per semplificare però diremo questo. Il Tribunale di Modena inizialmente aveva identificato 2 reati diversi, gli abusi sessuali commessi in ambito domestico e le violenze avvenute nei cimiteri. In primo grado erano stati condannati tutti. Ma i destini si sono divisi quando si è passati al secondo grado. I giudici della Corte d'Appello di Bologna, infatti, hanno deciso che le accuse di abusi satanici nei cimiteri non reggevano per la totale mancanza di prove, mentre gli abusi domestici erano veri, ma solo in alcuni casi e solo per alcuni imputati. E così c'è chi ha subito dure condanne ed è finito in carcere per 6 mesi o addirittura per 11 anni, come Federico Scotta. Altri invece sono stati assolti da tutte le accuse, anche se qualcuno, come Lorena, ha dovuto aspettare 16 lunghi anni per sentirsi dire che era innocente. L'idea che ci siamo fatti, quindi, dopo aver letto tutte le carte, è che in questo intricatissimo processo che qualcuno oggi definisce un colossale pasticcio giudiziario, le condanne e le assoluzioni siano state decise su basi arbitrarie. Infatti nessuno degli adulti ha mai confessato né accusato gli altri e non è mai stata trovata nessuna prova che dimostrasse davvero la loro colpevolezza. Nessuna foto, nessun video, nessun testimone. Gli unici pilastri dell'accusa sono stati sempre solo gli stessi. Le parole dei bambini, le visite mediche e le perizie psicologiche. Il destino che però accomuna i genitori, sia condannati che assolti, è che nessuno dei loro 16 figli è mai più tornato a casa. Io ho già fatto la mia parte. Io ho sofferto, però adesso soffrirete voi. Cari genitori, voi avete fatto del male, molto, io ho sofferto, però adesso soffrirete voi, adesso soffrirete voi. Penso di aver messo in play questa frase decine di volte e quando la sento devo dire che mi dà i brividi. Poche parole, formulate da una bambina di solo 10 anni. Quando abbiamo iniziato a occuparci di questa storia, per mesi quei bambini erano come fantasmi per noi. Di loro sapevamo praticamente tutto. Quando erano nati, le malattie che avevano avuto, i voti che prendevano a scuola e poi le cose terribili che avevano raccontato nei verbali, ormai 20 anni fa. Ma non li avevamo mai visti né sentiti, a parte le poche frasi dette dalla piccola Margherita sul lato B dell'audiocassetta registrata nel cimitero. Per il resto, quei bambini erano fatti di carta. Potevamo solo immaginarli. Poi, un giorno, è cambiato tutto. Ero a casa di Giulia, che subito dopo lo sfratto aveva ospitato Dario per alcuni mesi. Vi ho già raccontato di quanto lei e la sua famiglia si fossero affezionati al bambino nel breve periodo in cui era stato da loro. Quando poi Dario aveva iniziato a parlare di abusi e di cimiteri, Oddina, la madre di Giulia, che a Massa Finalese conosceva praticamente tutti, aveva cominciato una sua indagine personale su questa storia. Raccoglieva in modo quasi maniacale tutti i giornali, si faceva fotocopiare gli atti, seguiva le udienze e cercava nuovi testimoni. Anche lei, come altri in paese, si era convinta che dietro al processo ai diavoli della Bassa ci fosse una seconda verità.
Con quell'idea è morta nel settembre del 2014 e durante la fase finale della sua malattia aveva chiesto alla figlia Giulia di non buttare l'immenso archivio che aveva creato. In un pomeriggio del settembre 2015, esattamente un anno dopo la sua morte, Giulia ci ha aperto la soffitta di casa. Era piena di scatoloni impolverati e faldoni ingialliti. Abbiamo passato più di un'ora a spostare cartoni e a sfogliare documenti che però avevamo già letto. Ma in due scatole non c'erano atti processuali. C'era qualcosa di diverso. Scusa, queste cosa sono? Sono tutte cassette degli interrogatori che gli assistenti sociali e i pubblici ministeri fanno ai bambini interessati. Ma guarda quante! Cioè, lei aveva gli interrogatori dei bambini su cassetta? Sì. Davanti a noi c'erano più di 50 videocassette, ognuna con un'etichetta bianca, con scritta appena una data e un nome. Marta, Margherita, Cristina, i figli di Lorena. E come fate ad avercele voi, scusami? Non so. Mamma mia, quanta roba. 80 ore di video da guardare, ascoltare e trascrivere. Una mole di lavoro impressionante. Ci sono volute settimane intere, tanti litri di caffè. Alcuni video erano talmente danneggiati da risultare incomprensibili, ma molti altri per fortuna no. Erano incidenti probatori e audizioni, in pratica colloqui registrati che i piccoli avevano avuto con gli psicologi e i giudici e che erano serviti come prova fondamentale per i processi. È stata una svolta totalmente inaspettata. Incisa su quei nastri c'era una verità che ha messo in discussione tutti gli elementi che avevamo raccolto. Fino a quel momento, delle accuse di abusi e violenze, avevamo notato soprattutto le stranezze e le incongruenze nei verbali e non nego che spesso abbiamo pensato che fossero troppo assurde per essere vere. Ora però c'erano proprio i bambini a raccontare quelle storie, con i loro volti e le loro voci provenienti dal passato. E all'improvviso tutto sembrava tremendamente reale. Io ho bambini, queste cose che ti sto per dire sono successe 4 anni fa. Hanno iniziato prima i miei genitori, che mio papà e la mia mamma, che hanno fatto una sera, mi hanno fatto del male. Mi portano in posti brutti, in un cimitero e in casa di altre persone. Ci hanno spogliati, schiacchi, lì in mezzo. Però poi c'era il prete, sì, nel senso di dire, che lui faceva la messa, però dedicata al diavolo. Allora è andato a prendere l'ostia è venuto lì in cimitero e ci ha detto Gesù non esiste, ha fatto così, Gesù non esiste, queste cose. Poi ci ha parlato del diavolo, che la notte mi viene a prendere. Lui si metteva sulla tomba e ci faceva fare delle cose, ci faceva quelle ballare, fare dei gesti. Noi avevamo anche dei gatti, noi li uccidevamo. Mio padre, il sangue dei gatti ce lo faceva bere a noi. Io da certi bambini li aprivano qua e venivano qua tutti i sangue, si vedevano nelle sacche. Dopo ce li facevano uccidere. Io ho dovuto uccidere 5, vabbè, più anche, però in una sera in tutto 5. Poi io ho dovuto uccidere tanti. Però ci andavamo 3 volte alla settimana e dopo quelle 3 volte alla settimana lì, tutte insieme, dovevo uccidere 5.
Ascoltare questi racconti ci ha turbati profondamente, soprattutto per alcune descrizioni che abbiamo preferito non farvi sentire. Come facevano questi bambini a conoscere dettagli così spinti sul sesso, sulle torture e sulla morte? Cosa si nascondeva dietro ai genitori che avevamo visto piangere nella cucina di casa, guardando le fotografie dei figli o i loro giocattoli? Dopo aver visto quei video, abbiamo avuto mille dubbi e mille perplessità. Ma una volta superato lo shock iniziale, le stranezze e le incongruenze che ci hanno spinto a raccontare questa storia sono riemerse, ancora più evidenti. 15 piccoli uccisi a Massa Finalese ogni settimana e solo da un bambino, ma non è mai stato trovato nessun cadavere. Sangue di gatto dato da bere oppure iniettato, una pratica che può essere letale, ma nessuno è mai finito in ospedale. Torture con bastoni, spranghe e addirittura punteruoli, ma nessuna maestra e nessun pediatra ha mai notato lividi, fratture o ferite. Com'è possibile? Dove si era mai sentita una storia tanto assurda? Lo avremmo scoperto presto, lontano da Massa Finalese, in un altro tempo e su un altro continente. Negli Stati Uniti, infatti, all'inizio degli anni Ottanta, un'ondata di isteria collettiva ha attraversato il paese con centinaia di denunce, una identica all'altra. Il fenomeno del Satanic Panic. Il panico satanista. The FBI's 1988 Uniform Crime Report indicates more than 18,000 murder investigations during that year, and 26%. Quello dell'asilo McMartin in California è sicuramente il caso più famoso. La vicenda inizia nel 1983 in un sobborgo di Los Angeles, quando una mamma nota degli strani comportamenti nel figlio e si convince che sia stato abusato all'asilo. La donna racconta alla polizia una storia piena di particolari bizzarri. Sostiene per esempio che uno dei maestri sarebbe addirittura in grado di volare. E nonostante nel suo fascicolo sia presente una diagnosi di schizofrenia, viene comunque creduta. I genitori parlano tra di loro e con i figli, scatenando un effetto domino. A centinaia di bambini, intervistati da psicologi e assistenti sociali, viene diagnosticato un trauma psicologico da violenze sessuali. E una ginecologa riscontra abusi in più dell'80% dei casi. I racconti si trasformano presto in altro. Si parla di persone travestite da diavolo, di rituali satanici, di sacrifici di animali e di bambini costretti a bere il loro sangue. Infine, di omicidi. La situazione è fuori controllo. Qualche bambino racconta che i maestri li portavano addirittura in aereo nel deserto della California per violentarli e poi tornare indietro in tempo prima della chiusura dell'asilo. Uno di loro sostiene che a presenziare i rituali ci fosse addirittura Chuck Norris, il celebre Walker Texas Ranger della TV. Nel 1990, dopo 7 anni, il processo si chiude con una sentenza che ribalta le accuse. Verranno tutti definitivamente assolti. Ma ormai il panico satanista dilaga. Il caso forse più incredibile accade ad Austin, in Texas, nel 1991, in un altro asilo. Quello gestito dalla coppia Dan e Fran Keller. Fate attenzione alla dinamica perché per molti versi sembra la fotocopia della storia dei McMartin. Anche qui una madre nota nella figlia degli strani comportamenti e comincia ad interrogarla fino a farle confessare gli abusi subiti all'asilo. Un giovane medico di turno al pronto soccorso riscontra sulla bambina 2 piccole lesioni molto recenti. Vengono allertati la polizia e gli assistenti sociali. In pochi giorni altri bambini accusano i Keller di abusi, di portarli in un cimitero, di dissotterrare delle bare e di essere obbligati a bere sangue animale alla presenza di persone mascherate che li filmano. Vi ricorda qualcosa? Anche qui si parla di un aereo con cui la coppia portava i bambini in basi militari in Messico per violentarli e rientrare all'asilo in tempo. Dan e Frank Keller vengono condannati a 48 anni di carcere. Nel 2009, però, il medico che aveva visitato la prima bambina ammetterà che all'epoca dei fatti non era abbastanza esperto per identificare segni specifici di abuso. La prova che aveva portato alla condanna dei Keller cade. Così, nel 2013, dopo 21 anni dietro le sbarre, marito e moglie, ormai con i capelli bianchi,
si riabbracciano fuori dal carcere. A lot of people will destroy everything you have. In lacrime, Fran racconta oggi che negli anni passati in cella ha subito di tutto. People will throw boiling water at le altre detenute le tiravano addosso dell'acqua people bollente e in due occasioni era stata violentata. It's bad. Ovviamente in storie come questa, polizia, tribunali e assistenti sociali hanno avuto un ruolo decisivo. Ma chi più di tutti ha creato il clima di panico satanista dell'epoca sono stati i media, che senza farsi troppe domande hanno cavalcato l'onda con intere trasmissioni e speciali sugli abusi rituali. La stessa Oprah Winfrey, la regina della TV popolare americana, ha dedicato ore e ore a questo argomento. E così, racconti di persone costrette a mangiare carne umana e ad assistere a violenze di gruppo hanno invaso milioni di case in tutti gli Stati Uniti. Presunti esperti della polizia e dell'FBI giravano per il paese, organizzando seminari su come riconoscere la presenza di gruppi satanici nel proprio quartiere. In breve tempo, il panico satanista ha attraversato l'oceano e contaminato anche l'Europa. Ce lo racconta Giuliana Mazzoni. Sono professore ordinario di psicologia e neuroscienze presso l'Università di Hull, in Inghilterra. La Mazzoni studia questi casi ormai da anni, soprattutto nel Regno Unito. Questi casi sono interessanti perché sono tutti preceduti da conferenze, le quali fondamentalmente informano insegnanti e genitori dell'esistenza dell'abuso sessuale collettivo di tipo satanico e invitano genitori e insegnanti e assistenti sociali a interrogare i bambini, senza in realtà insegnare a come interrogare i bambini. Ed è curiosissimo come alcuni mesi dopo questi seminari abbiano cominciato a fioccare le denunce. Cioè dove arrivava questo seminario, poi si creava un caso? E poi si creava un caso, sì. In decine e decine di processi e fra migliaia di bambini coinvolti in tutto il mondo ricorrono sempre gli stessi elementi descritti anche dai piccoli della bassa modenese. Abusi sessuali, il sangue da bere, i travestimenti, gli omicidi più cruenti. Perché i racconti di bambini di Los Angeles, di Manchester e di Massa Finalese si assomigliano così tanto? Secondo molti studiosi della materia è perché fanno parte di un immaginario collettivo condiviso da tutti, che assimiliamo sin dalla prima infanzia e che ci accompagna per tutta la vita. Siamo bombardati da questa roba, anche se non ce ne rendiamo conto. Le coltellate al cuore? Non vi ricorda l'incontro tra la matrigna di Biancaneve e il cacciatore? Mi porterai il suo cuore qua dentro. Persone mascherate che fanno rituali? Per esempio in Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Può dirmi la parola d'ordine, gentilmente? Sangue da bere? Tutti sappiamo chi era il conte Dracula. Sono solo alcuni esempi fra migliaia di cartoni, film, libri e serie TV. I mostri ci hanno sempre fatto paura, da quando esistiamo. Questa cultura del macabro genera però in noi sospetti e pregiudizi anche quando non siamo di fronte a una minaccia reale. Il meccanismo è molto semplice. Senti parlare di un pericolo, ti convinci che esista e poco dopo cominci a vederlo ovunque anche tu. Basta accendere la televisione. Selezioniamo all'esperienza stato più volte da... Arriva un grido d'allarme. Ogni anno sparirebbero almeno 60.000 gatti neri, 7.000 solo in Lombardia, 1.500 a Roma, Milano e Torino. Uccisi durante riti satanici, Silvia Viviani... 60.000 gatti neri? Cioè 7 ogni ora? È un vero e proprio sterminio. Può anche far sorridere, ma dietro notizie come questa c'è un fenomeno pericoloso, perché quello che la memoria registra è che in giro per l'Italia ci siano migliaia di satanisti di cui avere paura. Pochi probabilmente si chiedono, chi ha fatto queste statistiche? E come? Non importa, scatta il panico collettivo e a tutti manca un gatto nero all'appello. Ben trovato al pubblico di Vada Retro in questa nuova puntata del nostro settimanale di informazione sul mondo del satanismo e sul mondo dell'occulto. Oggi vi vogliamo. La TV è piena di programmi dedicati a Satana e ai fenomeni dell'occulto che propongono immagini e musiche suggestive con stormi di corvi neri, tombe e teschi. Dove uccidono animali,
dove stuprano delle donne e purtroppo anche nei confronti dei bambini. Però non ci sono mai prove oggettive e dati statistici. Sembra più di sentire le storie dell'orrore che ci accompagnano fin da quando andavamo all'asilo. Professore Introvigne, mi parla del satanismo legato anche alla pedofilia? Sì, su questo naturalmente ci sono molte leggende urbane. Molti casi famosi si sono conclusi con un nulla di fatto, cioè in maggioranza sono casi fasulli. Lo studioso Massimo Introvigne cita due grossi studi commissionati dal governo americano e da quello inglese, che hanno analizzato migliaia di casi. E hanno trovato che in un numero di casi molto basso c'erano stati dei pedofili che avevano indossato maschere da demoni, ma sono casi molto molto rari. I più grandi processi con lassano senza condanne, le condanne sono pochissime. In poche parole, non ci sono prove dell'esistenza di sette sataniche che compiono sacrifici e abusi rituali collettivi, ma rari casi di pedofili che utilizzano l'immaginario satanista per compiere i loro atti criminali. Ora, non fraintendiamoci, gli abusi sessuali sui bambini esistono e sono un problema reale. È un dramma che avviene in tutto il mondo, spesso tra le mura di casa. Per combattere questo fenomeno c'è bisogno di programmi, di fondi, di strutture e di professionisti in ambito giudiziario e sociale che sappiano come proteggere e curare le vittime. Stiamo parlando di una delle materie in assoluto più delicate e difficili da trattare, non solo per chi affronta questi problemi tutti i giorni, ma anche per chi fa il nostro mestiere. Credetemi, non è facile. Quello che però esperti e accademici hanno iniziato a chiedersi è: che cos'è più diffuso? Il fenomeno della pedofilia o la nostra paura della pedofilia? In tutto il mondo è stata prodotta una vasta letteratura scientifica sull'argomento. Molti sono concordi nel sostenere che alla metà degli anni 90, proprio quando avvengono i fatti della Bassa Modenese, il nostro paese sia stato attraversato da un'ondata di psicosi pedofilia. Come per tutti i fenomeni, non c'è mai solo una causa. In tanti sostengono però che l'apice sia stato raggiunto nel 1996, in concomitanza con l'approvazione al Senato della legge 66, Norme contro la violenza sessuale, che trasformò questo reato da delitto contro la moralità pubblica a delitto contro la persona. Si tratta di un provvedimento importante e assolutamente necessario, arrivato dopo anni di battaglie e di campagne per il riconoscimento di un reato fino a quel momento troppo sottovalutato. L'esistenza della legge di sicuro aveva creato consapevolezza nella popolazione, che ora aveva uno strumento per difendere i bambini, ma allo stesso tempo sembra aver alimentato una psicosi che già da tempo cresceva ovunque. Dopo l'approvazione di quella legge si verificò infatti un trend abbastanza particolare. Occhio ai numeri. Tra il 1996 e il 1999 ci fu un aumento del 90% delle denunce di violenze sui minori. I tribunali cominciavano a riempirsi di processi ai pedofili, a cui i giornali davano ampio risalto. Abbiamo fatto una ricerca nell'archivio storico di Repubblica. Negli articoli scritti tra il 1986 e il 1996, i risultati della parola pedofilia sono 122, mentre nei 10 anni successivi schizzano a 4.388. Chi ha vissuto quegli anni ricorderà che di pedofilia si parlava molto spesso. Un testimone ce l'ho qui accanto a me, Alessia Raffanelli, con cui ho scritto Veleno, che è nata nel 1990. La storia di Veleno è molto, cioè io la sento molto mia, perché il paese in cui sono nata è molto simile a Massa Finalese, piccolo, in cui tutti conoscono tutti. Un giorno poi scoppiò un caso anche da noi, nel senso che venne fuori che una bambina aveva visto uno sconosciuto ai giardinetti che faceva delle foto a noi bambini mentre giocavamo. E la mamma subito era corsa a scuola dagli altri genitori, aveva detto: attenzione, i pedofili sono arrivati anche da noi, non lasciate i bimbi da soli. Quindi c'era proprio il panico. I carabinieri vennero a scuola, anche quello me lo ricordo. Ma questo pedofilo alla fine, poi non ho capito, si è trovato? No. Perché? Perché non esisteva. In che senso? Nel senso che la bambina che per prima aveva visto il
pedofilo fotografo, a 16 anni mi confidò che il pedofilo non era mai esistito. Mi disse che lei l'aveva raccontato alla mamma solo perché non voleva andare a scuola. Di nuovo, significa che il problema non esiste? Assolutamente no. Per capire cosa succede davvero, però, bisogna osservare attentamente l'ambiente e il contesto in cui i fatti accadono. A Massa Finalese le piccole vittime vivevano una situazione di stress molto più grande di loro. Pensateci, allontanati da casa, i genitori in carcere o in attesa di processo, la scia di morti che si allungava anno dopo anno. Una madre, Francesca, che si era lanciata dal quinto piano. Un condannato, Alfredo, l'amico di Romano Galliera, morto di infarto subito dopo la sentenza. Un prete, Don Giorgio, già definito martire. Infine Adriana, la mamma naturale di Dario, liberata dalla casa.